Ciao amici, oggi vi saluto con questa giornata di sole meravigliosa. Facciamo la nostra spesa da Conad a Montesilvano, Conad Ardente. Prodotto di oggi, delle fresche carote, ovviamente noi scegliamo marchio Conad percorso qualità. Portiamo la freschezza, la qualità, ma soprattutto la sicurezza sulle nostre tavole. Andiamo ad acquistare delle melanzane. Tasto 147. Pronti anche oggi per correre in cucina dal nostro chef Marco Caldora. Il grande artista Paul Gauguin diceva che cucinare suppone una testa leggera, uno spirito generoso e un cuore largo. Tutte caratteristiche che il nostro grande chef Marco Caldora rispecchia perfettamente. E oggi insieme a noi abbiamo anche una vincitrice del nostro concorso che è qui accanto a me, ve la presento. Lei si chiama Maria Lamanzone e oggi fa per due. Perché? È una mamma in attesa del suo terzo figlio, giusto? E noi ti facciamo tanti tanti auguri. Grazie, e siamo grazie. Veramente felici di averti qui in trasmissione insieme a noi per fare una ricetta a quattro mani con il nostro grande chef Marco grazie Caldora. Mille. Allora, oggi il mio ruolo è molto sintetico perché le mie mansioni saranno tranquillamente delegate alla signora Mariella. Io però ti ho comprato delle carote perché la bella stagione sta arrivando, mi sono messa anche in tinta. Poi adesso dobbiamo prendere il sole, quindi le carote... Sì, sì, aiutano la bronzatura. Vero? Assolutamente. Va bene, perfetto. Ora oggi andiamo a fare un grande classico della cucina tradizionale abruzzese, però in versione lo facciamo con la pescatrice, noi facciamo una galantina. In tutte le cerimonie, in tutte le occasioni, banchetti, era un piatto che non poteva mai mancare, anche su 10-20 portate, la galantina era fatta di pollo, la galantina ci doveva sempre stare. Facciamo una galantina di pescatrice, quindi è un piatto freddo, richiede una preparazione anticipata, comunque è un piatto che va servito freddo, con una giardiniera, ecco, con zucchine e carote, la facciamo al momento. Allora, prima cosa dobbiamo sfrettare la pescatrice, poi nel frattempo adesso Mariella mi fa la giardiniera. Qui abbiamo le carote e le zucchine che taglieremo a listarelle. Sì, sì, che sì. Ne pensi Mariella di questa ricetta? Benissimo, sono d'accordo con lo chef, la galantina è un piatto ricorrente, quindi va benissimo, anche ora. Poi insomma anche diciamo rivisitarla così con una base di pesce secondo me. Certo, ma la fantasia è d'obbligo in cucina, quindi benvengano tutte le iniziative. Assolutamente. Quindi la nostra Mariella sta preparando le verdure, il nostro chef sta sfilettando la nostra pescatrice, quindi dobbiamo utilizzare solo la parte della coda. La parte della coda, perché con la testa e le guance e tutto il resto ricaviamo solamente la polpa che taglieremo, faremo un battuto di questa polpa e l'andremo, farò vedere dopo, appunto a mischiare con sedano, carota, dadini, un uovo,
formaggio di mucca e polpa di pescatrice. Andremo a fare questo impasto che servirà per riempire la pescatrice. Nell'acqua, le proporzioni dell'acqua, per fare una giardiniera molto morbida e fatta al momento, con mezzo litro d'acqua aggiungiamo un quarto di aceto e un quartino di vino bianco. Così andiamo a smorzare. Poi usiamo questa passerina di Marchese de Cordano che è sprecato per fare la giardiniera. Ma però tanto noi andiamo anche a degustare, facciamo un brindisi anche insieme a Mariella, quindi lo abbineremo anche. Tanto si abbina perfettamente come a no. questo piatto. E un pizzico di sale appena. Appena l'acqua ribolle. Sì. Perfetto, Mariella. Puoi mettere già. Le verdure. Quindi le verdure per quanto tempo devono le verdure cuocere? Buttiamo giù, essendo molto sottile ed è una giardiniera improvvisata, non è una giardiniera che va. Appena l'acqua torna a bollore, le tiriamo fuori e le immergiamo in acqua e ghiaccio, così manteniamo la consistenza e il colore. Ok. Intanto ci sflettiamo le pescatrici. Ecco, mentre tu fai questa operazione, sì, mi faccio una chiacchierata con Mariella, così la conosciamo un po' meglio. Mariella, la tua passione per la cucina? La mia passione nasce sin da ragazza, perché all'epoca, insomma, nelle famiglie numerose c'era anche l'esigenza di dover mettere comunque qualcosa da mangiare sul tavolo. Quindi mia madre, dopo 4 figli e insomma diverse persone in casa, non vide proprio l'ora di mettermi in mano i fornelli. All'inizio combinavo tanti di quei pasticci, ma poi questo uso quotidiano della cucina ha fatto sì che invece in me scattasse proprio la passione, quella vera e propria, che spero di trasmettere anche al bambino che ho dentro, che porto dentro, che nascerà. Assolutamente sì, guarda, la cucina è una passione che ci accomuna tutti, credo, no? Noi che siamo qui, ecco, oggi siamo tutti appassionati, anche io sono un'appassionata, e poi veramente cucinando insieme ai nostri chef si riesce sempre a prendere ispirazione, a scoprire quel segreto che poi in cucina ci aiuta, dai, diciamoci certo. la verità. Tu sei molto brava, noi abbiamo visto i piatti sulla nostra pagina Facebook, infatti sei stata selezionata tra le tante. Grazie mille, per me è stato un enorme piacere, soprattutto essere selezionata in base a solo delle foto, non aver assaggiato i miei piatti, quindi per me è una doppia soddisfazione. Beh, non mancherà occasione magari, Mariella, di assaggiare i tuoi certamente, piatti. Certamente, certamente. Allora, perfetto. A posto, Mariella, grazie. Allora. Ah, quindi Mariella, vedi, a differenza mia, già ho capito quando doveva togliere la giardiniera dal fuoco. Vabbè. Allora, abbiamo aperto come vedi, le pescatrici, fritti. Ci aiutiamo con un foglio di carta forno, di carta antiaderente o qualcosa. Copriamo, perché andremo a creare. Questo la carta perché? Per evitare che andiamo a rompere la polpa, perché mentre la sfilettiamo e la apriamo, sì, dobbiamo stare attenti appunto a non farla rompere. Abbiamo la base. Questo non la toglie per panate fritte, una cotoletta per i bambini. Io non stavo è... pensando proprio questa cosa in questo momento. Quindi la possiamo panare e friggere, guarda, questa deve essere fantastica. Allora, abbiamo fatto il battuto, abbiamo l'impasto che abbiamo preparato con la polpa, sì, con la polpa di pescatrice, la polpa delle guance, della testa, sì, sì, la parte okay che abbiamo. Quindi ricordiamo, allora, abbiamo la polpa delle guance, sì, il sedano, la carota, l'uovo. Un uovo e... L'uovo intero, hai detto? Sì, sì. Intero, ok. Pepe. Un pizzico di pepe. E formaggio di mucca. Un semistagionato, sì, grattugiabile. Dici, Mariella, secondo me sarà squisita questa ricetta. Sì, io l'ho già provata, quindi posso dire che è squisita. Ok. E le verdure che andiamo a inserire all'interno, le carote e il sedano, sono crude? Tutto a crudo inseriamo. A questo punto dobbiamo chiudere. Chiudiamo bene le estremità, okay, e poi andiamo ad avvolgere. È come se fosse praticamente un involtino. Esattamente, sì, sì. Poi ci aiutiamo con una pellicola trasparente. Deve cuocere? Sì, sì, sì. Ah, ok. Io sono curiosa sulla cottura, chef. Come si cuoce? Allora, la cottura è un po' particolare, che deve essere una cottura, anche se è piccola, deve essere una cottura lunga. Allora, okay, facciamo così. Poi andiamo a chiudere. Chiudiamo bene, che non deve, come va bollita, non deve prendere aria. Ah, ok, quindi deve essere assolutamente sigillata in maniera...
e non deve prendere acqua soprattutto, perché cucinerà con le sue acque. Ah, ok, quindi il sapore rimane tutto lì dentro. Sì, sì, perfetto. Bene. Bene, quindi a questo punto che dobbiamo fare? A questo punto noi usiamo una tecnica di cottura un po' più moderna. Una volta veniva avvolto in un canovaccio, in uno straccio da cucina, per noi usiamo una macchina sottovuoto. Ah, okay. Quindi basta avere la sacchetta, chiudiamo con la macchina sottovuoto. Se non abbiamo sta macchina, basta pure sigillare, deve essere ben sigillata. Ok. Quindi praticamente... diciamo va cotto con, sì. Nell'involucro, sì, nel sottovuoto. Nel sottovuoto. Perché questa qua, mentre cucinerà, non farà altro che cucinare nella sua acqua. Okay. Perché non con acqua esterna, praticamente. Okay. Sì. Allora, la cottura di questo... Quindi questa è un'ulteriore protezione. Protezione, sì. Anche perché la cottura di... anche se è piccola, la cuciniamo a 60 gradi per circa 3 ore. 3 ore sono tanto, però a 60 gradi. È una cottura dolce. Molto, molto dolce, appunto. La cottura lenta permette anche di mantenere la consistenza della pescatrice stessa. E quindi avremo... Fatto. Mariella, intanto se mi scoli la giardiniera così andiamo avanti con... E noi ovviamente per tempi televisivi abbiamo già il risultato pronto. Allora, eccolo qui. Questo va immerso in acqua bollente, come dicevo, per alcune ore, così come la vediamo, e avremo... Quindi abbiamo il prima e il, sì, dopo. Avremo questo risultato. Okay. Quest'acqua che vediamo qui dentro non è altro che l'acqua di cottura stessa della pescatrice stessa. Pescatrice. Sì. Andetta, andremo ad aprire. Prego, chef. Grazie. Senti i profumi che fuoriescono? Sì. Sono proprio tutta... Sono ancora raffreddata, ma è, sì, talmente, sì, intenso che riesco a percepirlo lo stesso. Ah, e quindi mantiene, praticamente si regge perfettamente. Sì, come l'abbiamo sistemato noi all'origine. Vogliamo un po' di residui. Quindi siamo pronti per l'impiatto. Per l'impiatto, esatto. Okay. Ecco qua, un piatto. Va il piatto nero. Ci vuole sempre. Mi piace perché, moltissimo. Altrimenti andiamo a tagliare. Ah, quindi la dobbiamo tagliare. Eh sì. Ma io già mi ero illusa che questo involtino era tutto mio. Che meraviglia. Questa è proprio una cosa nuova, completamente diversa. Era molto buona. Io la galantina tradizionale a me non piace, non è una cosa che amo particolarmente. Invece in questo modo la trovo molto intrigante. Ingegnoso, sì. Sì. A sto punto prendiamo la giardiniera. Sì. Tra l'altro è un'operazione velocissima preparare la giardiniera tagliata così. Sì, sì, sì. Io la trovo anche dietetica. Sì, vero. Sì, un piatto anche dietetico. Quindi queste sono praticamente carote e zucchine. Verdure fresche, abbiamo una cottura veloce. Giustamente non è la giardiniera da conservare perché... Certo, potete mangiare subito però. Certo. Quindi avevamo messo acqua, aceto, sì, sì, e vino. Vino bianco e sale. Wow. Ecco qua. Wow. Fatto questo, aggiungiamo semplicemente la nostra goccia d'oro, questo olio particolare. Wow, che meraviglia, chef. Mettiamo un po' di verde. Era un po' che non ci vedevamo, siamo toccati quei piatti. Ecco qua. E ci abbiamo il piatto pronto. Complimenti al nostro chef. Il nostro piatto è pronto, quindi manca solamente il nostro brindisi che facciamo con questa passerina favola della cantina Marchesi de Cordano. Salutiamo i nostri telespettatori e ringraziamo Mariella. Grazie. Per essere stata qui con Grazie noi. E complimenti. Complimenti per i tuoi piatti. Tutti i giorni Chef in Cucina vi aspetta su Rete 8. Alla salute.